DG Photo Art. It's media. It's art. Marzo 2017, siamo a Villa Manina, nel cuore del Vomero. È qui che si tiene Connessioni in Rosa, organizzato da Connessioni Creative. Siamo qui con Isabel Starace, che ha portato qui le sue allieve, però tu rappresenti una scuola vera e propria. Sì, rappresento l'Asilo Agio, che si trova a Via Duomo, e la titolare è la dottoressa Cira Guarino, la nostra master. Io mi occupo del trucco artistico e siamo qui con le nostre allieve per far sì che il loro operato l'abbiamo messo a disposizione di questa iniziativa molto importante. Così si vede la professionalità e tutto ciò che hanno imparato durante l'anno lì all'Asilo Agio. Però volevo chiederti, hai dato delle indicazioni ben precise o cioè, se si segue un tema in particolare? Sempre ci sono delle indicazioni a seconda del vestito, della sfilata, a seconda del soggetto, perché ovviamente ogni persona è una modella, quindi si veste di bellezza, di vestiario. E poi col trucco non si cambia una persona, ma si valorizza la propria bellezza, perché il trucco è questo, non è per forza fingere di essere qualcun altro, ma essere se stessi attraverso solo il sublimare e il dare qualcosa in più alla propria bellezza. Ringraziamo Isabella. Siamo qui con Federica, una delle allieve di Isabella. Allora, è stato facile truccare le modelle? Per questa manifestazione molto particolare, devo dire che è un evento molto bello, molto importante, perché comunque cioè, innanzitutto rende l'importanza della donna, la femminilità, la bellezza, che comunque rappresenta il trucco, il vestito, la collana, l'accessorio, qualsiasi cosa. Però io ti ho visto lavorare, ma sembri tutt'altro che un'alliva, ti vedo insomma, sei molto professionale, sembri tutt'altro che un'alliva. Vabbè, ma comunque noi stiamo applicando quello che abbiamo sempre imparato, quello che comunque ci hanno insegnato i nostri professori, lo stiamo mettendo in atto, quindi che non è solo il fatto pratico in sé per sé, ma riguarda anche la professionalità, la responsabilità, tutto quello che ci hanno insegnato dal punto di vista psicologico. Ti ringraziamo Federica, buon lavoro. Grazie a voi. Gabriella Ricci, ti rubiamo mentre stai lavorando. Quali sono le creazioni che mostri questa sera? Allora, io lavoro la ceramica, fino ad ora ho sempre prodotto oggetti per la casa e invece stasera per Connessioni in Rosa produco gioielli, ho prodotto gioielli, quindi ci sarà una sfilata con la ceramica mischiata attraverso diciamo piccoli pezzi di ceramica, quindi bottoni, perle, bulloni di ceramica mischiati con materiali morbidi invece, come dei lacci di caucciù, di spago, di elastici eccetera, per cui ho prodotto collane, bracciali, orecchini per la prima volta, vediamo come va. Però mi incuriosiva sapere che cos'è la tecnica Raku. Allora, la tecnica Raku è una tecnica giapponese e in pratica la cosa particolare è che diciamo l'argilla viene cotta con dei forni e subito dopo viene, mentre di solito l'argilla quando viene cotta poi piano piano raffredda e viene tolta dal forno, quindi viene tolta fredda, nella tecnica Raku il pezzo viene tolto ancora incandescente, si immerge nell'acqua
crea uno shock, immagino. Uno shock, per cui si hanno queste rese di colore che sono fantastiche perché non sono ripetibili, quindi ogni pezzo è unico e quindi più prezioso rispetto all'argilla che, per quanto diciamo unica, è, può essere mediamente ripetuta. Nel RACU questo non è possibile. Ringraziamo Gabriella Ricci. Grazie. Cominciamo a conoscere le nuove socie del gruppo. Amiche creative, facciamo parte di questo gruppo informale, un gruppo di donne che si sono conosciute in occasione di un progetto molto interessante del Comune di Napoli, Vivaio Donna, che ha messo insieme 70 donne con talenti artistici e che hanno, diciamo, intrapreso un percorso di imprenditoria femminile. Poi il corso è finito, abbiamo ognuno preso la propria strada, però un gruppetto di noi si è unito e ha deciso di continuare delle esperienze insieme. Quindi Doriana Napoli, tu sei un artista, perché un artista un po' particolare, perché lei riesce a creare delle cose dall'impossibile, da, come ho capito, da quello che addirittura molte volte buttiamo nella differenziata. Sì, ho una passione per il riciclo, per l'upcycling, il riuso creativo, che tra l'altro adesso va molto. Ho iniziato molti anni fa con la carta, a scuola, io insegno, con la plastica, creando appunto dei laboratori di riciclo con i miei alunni. E da lì sono venute fuori delle cose belle, sono piaciute, ho indossato per gioco questi gioielli che facevo e da lì poi, dall'apprezzamento delle persone, ho intrapreso questa strada in maniera un po' più seria. Poi successivamente, sempre nell'ambito di Vivaio Donna, ho intrapreso un'altra strada sui gioielli d'arte della nostra città, cioè delle miniature di monumenti napoletani su lastre di plexiglass su cui ho fatto stampare il tracciato viario. E questo è un lavoro che ho particolarmente caro perché ho portato avanti un lavoro di mio padre. Maria Leone, ufficialmente architetto, però oggi sei artista. Sì, oggi sono artista. Io di solito mi occupo di grafica e faccio illustrazioni. In questo contesto ho realizzato, proprio per questa occasione, una serie di 8 collane disegnate e realizzate da me e anche decorate con segni grafici, poi vedrete. Connessioni Rosa, che cos'è? Connessioni in Rosa è un'esperienza bellissima, ce ne saranno tante altre, tante ce ne sono state precedentemente e vogliamo regalare un pomeriggio di allegria, di gioia a tutti in realtà, e il ricavato di questa, diciamo, di questo evento andrà all'associazione Donne Come Prima, che aiuta effettivamente le nostre sorelle che sono state colpite dal tumore al seno. Grazie Maria. C'è Grassi, un'altra socia, un'altra componente del gruppo. Allora, sei la maga dell'argilla, ma sei artista da tantissimo tempo. Sì, in effetti io da sempre mi occupo di trasformare materiali e creare oggetti vari, tra cui anche gioielli. E questa è una tecnica mista, dove vado a usare argilla, carta, colla, pietre, e mi piace l'idea di far diventare le opere d'arte degli accessori da indossare, quindi un bijou che abbia una valenza più alta, diciamo, che si rifà all'arte. Hai un tema stasera in particolare? No, stasera presento una serie di pezzi che sono simbolici, rappresentativi della mia produzione, tra cui un corallo che viene da una decorazione di grottesca fiorentina, un albero della vita, la ragazza con l'orecchino di perla, che è proprio il classico dei classici come ritrattistica, e poi ho una serie ispirata a Gaudì e Frida Kahlo, che è molto attinente al tema della sfilata di stasera, in quanto si tratta di un artista che ha conosciuto molto la sofferenza fisica e la malattia nella sua vita e l'ha sublimata in arte. Ringraziamo Euridice. Grazie a voi. Conduttrice d'eccezione di questo evento magnifico è Letizia Vicidomini. Salve, grazie di essere qui voi a riprendere e quindi a lasciare il segno di quello che stiamo facendo. Io sono stata, come dire, coinvolta da Monica, perché nel mio trascorso radiofonico, faccio la speaker da tanti anni, l'ho intervistata più volte per le sue belle iniziative e quindi ero stata in qualche modo investita della possibilità di promozionare, insomma, l'evento, di parlarne in radio, solo che in questo momento sto dando un po' più di precedenza alla mia attività, nuova passione ormai da qualche anno, che
è quella di scrittrice, ed essendo impegnata nella promozione dei libri, anzi a giugno esce il libro nuovo per Homo Scrivens, non è stato possibile farlo alla radio, ma distinto ho detto, beh, tutto sommato è il mio lavoro, lo è stato per tanto tempo, per cui magari vengo a presentarvi questa sfilata e a dare il mio contributo in termini proprio di conduttrice. Maurizio e Giampaolo Esposito, fondatori della Tequino Mucho, anche loro qui presenti per Connessioni Rosa. Assolutamente sì, noi come Tequino Mucho, che siamo sensibili a queste problematiche, non potevamo non stare a fianco all'associazione, pertanto per noi è un onore poterle stare vicino e pertanto abbiamo fatto questa sorta di convenzione con l'associazione: per ogni capo nostro venduto doneremo un euro all'associazione. Quindi quando hanno incontrato Monica Iacapraro in occasione della quarta tappa di Miss Bumare, Monica è una delle nove socie del gruppo Connessioni Creative, hanno da subito sposato questa giusta causa, quindi per ogni capo venduto doneremo un euro da oggi fino alla settimana prossima? Assolutamente no, ma per la durata almeno di un anno. Perfetto, per almeno un anno tutto ciò che vende Tequino Mucho, un euro per ogni capo, per ogni vendita va a questa nobilissima causa.